che abbiamo rappresentato alla Commissione per convincerla e soprattutto per far capire la differenza di Napoli rispetto magari a una qualunque altra città anche europea, è che Napoli sta ricominciando da un paio d'anni a risalire la china, e questo lo sta facendo come non si è fatto prima, investendo tantissimo nello sport, cercando di curare quelli che sono gli impianti comunque rimessi a nuovo dalle universiadi e che sui quali non si era fatta manutenzione per tanto e troppo tempo. Napoli ci sta risalendo, vincendo due progetti PNRR ed essendo una delle poche città, ne siamo in tre di città italiane ad aver vinto i finanziamenti, ammesse i finanziamenti senza riserva, e quindi riapriremo un importantissimo impianto sportivo a Ponticelli, che è la piscina Protagiurleo, e vicino faremo una cittadella dello sport in un quartiere che sappiamo bene che è quartiere a rischio. Lo facciamo creando un nuovo impianto sportivo a Piscinola, un palazzetto dello sport che ospiterà tre diverse discipline sportive, scherma, arrampicata e padel, e anche Piscinola appunto sappiamo che difficoltà ha. Quindi Napoli ricomincia dallo sport soprattutto perché vuole fare dello sport la più importante forse delle politiche sociali per davvero dare una nuova opportunità a tutta la città, ma soprattutto quello a cui teniamo di più ai nostri ragazzi, perché sappiamo che attraverso lo sport possiamo riuscire a recuperarli, possiamo riuscire a insegnare dei valori che magari oggi neanche la scuola riesce a fare. È stata ufficializzata stamattina la candidatura a Capitale Europea dello Sport 2026. Napoli concorre insieme con Saragozza per aggiudicarsi il prestigioso titolo, e nei giorni scorsi perciò l'apposita Commissione Europea ha visitato gli impianti per valutarne potenzialità e capacità di offerta sportiva. Sono state mostrate le realtà sportive del territorio, insieme al vasto patrimonio di impiantistica che in questi due anni ha iniziato a beneficiare di importanti interventi manutentivi e di implementazione, dimostrando l'attitudine a diventare teatro internazionale di qualsiasi disciplina sportiva. Io credo che il loro giudizio sia un giudizio positivo, hanno trovato una bella città, una città in crescita, una città che si sta impegnando tanto sullo sport e su questo senso di comunità che noi vediamo al centro dell'attività sportiva, quindi competitività, competizione ma anche comunità. E noi ci auguriamo di avere un giudizio positivo e che possiamo portare a Napoli questo titolo di Capitale Europea dello Sport, che significa anche per noi un ulteriore impegno nel miglioramento degli impianti, nella loro gestione, nella loro fruizione, un percorso che fino al 2026 ci deve riconsegnare una città sempre più sportiva e sempre più partecipata. La decisione penso che arriverà tra qualche settimana, però insomma sono molto fiducioso. Ho detto che sicuramente la potenzialità della città è molto grande, che noi abbiamo un'impiantistica importante. Chiaramente il tema non è solo avere gli impianti, ma farli fruire in maniera completa, diciamo, in maniera molto diffusa. Questa è una cosa su cui noi sicuramente ci impegniamo tanto, perché il senso della nostra candidatura è da un lato competizione, quindi avere competizione, attrarre competizioni a tutti i livelli, soprattutto di dimensione internazionale, ma dall'altro aumentare la fruizione degli impianti sportivi e usare lo sport come grande strumento di inclusione sociale.